Speriamo che prossimamente magari si veda un primo tempo diverso e un secondo meglio, perché sono due o tre partite che noi facciamo veramente, iniziamo molto bene qui in casa, però non riusciamo a portare a casa l'intera posta. Però sicuramente se guardiamo il punto contro chi l'abbiamo ottenuto è un punto che ci fa guardare con ottimismo l'immediato futuro. I dati dicono che nel girone di ritorno, prima e dopo il lockdown, il Pescara ha vinto solo 4 volte. Questa squadra nella seconda parte di campionato ha incontrato delle difficoltà nel raccogliere l'intera posta. Secondo il presidente del Pescara, perché? Perché purtroppo abbiamo fatto come tutte, e quindi non è una scusa solo per noi, come tutte abbiamo avuto il periodo di fermo, ma in più noi venivamo da un periodo dove c'erano tanti giocatori fuori che non si sono né allenati né hanno recuperato il ritmo gara. Se penso a Pucciarelli, che praticamente sono 5 mesi che è fuori, il ragazzo sta facendo il massimo, però è chiaro che qualche difficoltà in più la incontra rispetto ad altri. Per cui adesso non è importante quanti punti abbiamo fatto, adesso in questo momento è importante fare i punti che servono da qui alla fine per mantenere la categoria. Ma Zappa non è, secondo me non è più una scoperta, Zappa credo che sia in assoluto in questo momento il giovane più forte che c'è in giro. E per quanto riguarda Clemenza, Clemenza non lo devo scoprire io, Clemenza è un giocatore che ha delle doti importanti, anche lui ha bisogno di continuità. Perché poi alla fine se non giochi i 90 minuti fai fatica a mantenerli, quindi speriamo che adesso ci sarà una settimana piena per recuperare, una settimana tipo normale, speriamo che tutti quanti possano recuperare al meglio e andare a fare una grande gara a Trapani. Quello che mi piace di questa squadra in questo momento è anche un pizzico di cattiveria in più che sta mettendo, che è secondo me frutto del lavoro del suo allenatore. Per chiudere, l'ultimissima, avete fatto reclamo per quanto riguarda la squalifica di Galano, contate di veder ridotta, di veder ridotte da 3 a 2 le giornate di stop per il vostro giocatore. Ma per quello che è successo anche uno sarebbe troppo, però è chiaro, ne abbiamo prese 3 di giornate e speriamo di almeno di averne 2.